Tu sei il principale autore della proposta che vuole mobilizzare i popoli del sud per formare un'alba mediterranea. Com'è nata questa idea? 5 anni fa, noi, ripeto noi perché è frutto, come tutto ciò che proponiamo e facciamo, di un'intelligenza collettiva delle mie organizzazioni di riferimento, abbiamo lanciato la proposta dell'alba mediterranea, che per alcuni sembrava una provocazione teorica e che all'epoca pochi capirono nel suo profondo significato politico, prima che sociale ed economico. Infatti c'era chi la criticava perché in quel momento le relazioni di forza erano ancor più di oggi e completamente sfavorevoli, e quindi era un argomento inutile, tacciato come un'insana utopia. Poi ci fu chi stupidamente arrivò a dire che in questo modo si rompeva l'unità di classe in Europa, cioè con i lavoratori svedesi, tedeschi, olandesi, danesi, che hanno salari e condizioni di lavoro e di vita completamente differenti e molto più vivibili da quelli dei lavoratori dei paesi europei mediterranei. E per ultimo c'erano gli attacchi degli eurocentrici, euroriformisti, per i quali l'Unione Europea era qualcosa di sacro e di intoccabile, era un qualcosa, diciamo così, da santificare, o al massimo con ampi spazi e possibilità di riforma in chiave di una più decisa politica socialmente più compatibile. Il consenso che oggi si registra intorno alla nostra proposta di costruire un'alba mediterranea non dipende dal discorso geografico, ma dal fatto che si tratta di una proposta politica che si relaziona con l'autodeterminazione di quei popoli che sono stati pregiudicati con la creazione dell'Eurozona, dell'Eurogruppo. Una proposta che rivela una concezione di vita di nuovo tipo e che vuole essere un'alternativa politica valida, oltre che a promuovere un'alleanza anticapitalistica, economico-produttiva dei paesi dell'area che oggi più che mai subiscono gli effetti dell'imperialismo europeo e di quello statunitense. Comunque, la proposta dell'alba mediterranea parte anche dalla considerazione che è pura retorica parlare di unità di classe operaia europea. Oggi il proletariato italiano, quello portoghese, spagnolo, greco, anche il tunisino, l'algerino, l'egiziano, il marocchino hanno interessi e condizioni di vita completamente differenti da quelle del lavoratore tedesco, svedese, olandese, belga, britannico, che guadagnano un minimo salariale al mese relativamente molto più alto dei lavoratori dei Pigs e condizioni di vita estremamente più stabili e di benessere completamente differenti dalle nostre. Inoltre gli europei mediterranei, come pure quelli dell'est europeo, sono considerati proletari migranti, e cioè concorrenti che possono danneggiare o minimizzare il loro standard di vita. Poi se si tratta di extracomunitari, arabi o africani, interviene il razzismo, la xenofobia, che è un comportamento abbastanza diffuso nei paesi del nord dell'Europa. Questi anni di Unione Europea non hanno prodotto un accorpamento della classe operaia e proletaria europea, come affermano gli euroriformisti. Al contrario, si sono moltiplicate le differenze, non solo salariali, ma di tutti i diritti fondamentali. Per questo il percorso teorico e di attivismo politico che abbiamo realizzato non si è limitato alle caratteristiche di vicinanza geografica e culturale. Siamo entrati a fondo nel problema delle brutali conseguenze imposte al mondo del lavoro dall'Unione Europea, in termini di vero e continuo massacro sociale, per porre da subito ai lavoratori, ai movimenti sociali antagonisti, al sindacalismo conflittuale di classe, la questione della redistribuzione della ricchezza sociale realizzata per il fine dell'uguaglianza, del diritto che i popoli hanno per una giusta e più giusta autodeterminazione economica e politica. Quando noi parliamo di alba mediterranea, lo facciamo per impedire che gli interessi della borghesia transnazionale soffochino definitivamente i PICS con le politiche di austerità, i condizionamenti di un debito che sta diventando impagabile. A questo proposito vorrei ricordare che il nostro amico Evo Morales ha sempre sottolineato che la solidarietà umana deve avere come complemento la solidarietà economica, monetaria, produttiva. Non è un caso che l'alba di Nostra America ha creato la sua moneta, il sucre, per sviluppare relazioni di interscambio e di complementarietà economica. La situazione di crisi politica che oggi si vive in Portogallo, in Grecia, in Spagna e in Italia riapre il discorso sull'esistenza di due blocchi all'interno dell'Unione Europea, quello ricco al nord capeggiato dalla Germania
e quello povero nel sud mediterraneo. Questo contesto può promuovere un movimento di rottura con l'Unione Europea? Può quindi sopravvivere un'alba mediterranea fuori dall'euro? Innanzitutto la risposta a questi interrogativi dipende da come viene gestita la capacità politica di combattere gli interessi associati dei capitali finanziari e produttivi europei e statunitensi. In secondo luogo, l'uscita dall'euro dovrebbe realizzarsi in forma concertata tra i paesi della periferia mediterranea, con quattro momenti intimamente relazionati, senza i quali tale processo potrebbe risultare un disastro per tutti. Vale a dire: A. La determinazione dei paesi dell'Europa mediterranea di creare una moneta comune libera da vincoli monetari imposti anteriormente per la costruzione dell'euro. B. La rideterminazione del concetto di debito nella nuova moneta dell'area periferica relazionata al cambio ufficiale che si stabilisce. C. L'azzeramento almeno di una parte consistente del debito, a partire da quello contratto con le banche e le istituzioni finanziarie, e la rinegoziazione del residuo. D. La razionalizzazione delle banche e la stretta regolazione sulla fuoriuscita dei capitali dall'area stessa. È importante sottolineare che questi elementi si devono però realizzare simultaneamente per evitare la descapitalizzazione, in spagnolo, la decapitalizzazione dell'intera regione periferica, e per assumere il necessario controllo sulle risorse disponibili per gli investimenti. Perché tu dici che i paesi mediterranei, cioè Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, sono state le vittime predestinate del cosiddetto polo imperialista europeo? Bene, non sono solo io a dire che Portogallo, l'Italia, la Grecia, la Spagna, insieme all'Irlanda, sono quelli che più di ogni altri in Europa hanno subito un attacco al salario diretto, al salario indiretto e differito, per poter determinare un ruolo di dipendenza fra l'economia del nord e quella del sud dell'Europa. Il polo imperialista europeo, guidato dalla Germania, si è affermato grazie all'approfondimento delle differenze salariali tra il nord e il sud, differenze che incidono sul costo del lavoro e quindi sulla definizione del profitto, ma intaccano fortemente anche i diritti del lavoro. Poi, quando non è stato più sufficiente, è stata imposta per favorire il modello esportatore tedesco la deindustrializzazione, la delocalizzazione, formando e favorendo nuove sacche di povertà che oggi avviliscono intere regioni e città dei PIGS. La situazione della Grecia ci ha insegnato che nell'Unione Europea c'è chi ha pagato di più e chi deve continuare a pagare sempre di più, perché in questa supposta alleanza di paesi europei non esiste solidarietà. Non esiste complementarietà economico-produttiva capace di dare un futuro certo ai giovani dell'area mediterranea, che oggi rappresentano un'alta percentuale della disoccupazione europea, la più alta. Se l'alba mediterranea è un valido strumento per sanare le sacche di povertà nel sud dell'Europa, il suo sviluppo, quindi, potrebbe ridurre il degrado e il sottosviluppo dei paesi africani mediterranei. Certo che può farlo, visto che il degrado, le sacche di povertà limitate o assolute, come pure l'esplosione del razzismo che oggi stiamo vivendo, sono elementi socio-economici che fanno parte della ricostruzione, della ristrutturazione capitalistica di quel blocco europeo nelle dinamiche del conflitto capitale-lavoro, nello scenario internazionale. Quando il capitale in crisi cerca la via di ristrutturarsi per far ripartire il ciclo dell'accumulazione, lo fa distruggendo forze produttive, distrugge capitali nelle borse, distrugge fabbriche e aziende con le fusioni di imprese, le unioni per incorporazione, che esplicitano la logica del pesce grande che mangia quello piccolo, distrugge forza lavoro con la disoccupazione di massa, con la precarietà, uccide persone, come i nostri fratelli africani o arabi che muoiono nel tentativo di attraversare il Mediterraneo o nei tir lungo la frontiera austriaca. Cioè, davanti al sud c'è sempre un altro sud, con gente che deve essere sfruttata più degli altri perché non ha più difese né compatibilità da rispettare nell'ambito della nuova divisione internazionale dell'economia e del lavoro. Questo scenario è un altro capitolo della guerra economica e sociale in cui le norme di questo polo imperialista europeo
si abbattono con crudeltà sulla forza lavoro immigrata, africana, araba, che oggi è la più disarmata, la più fragile e quindi la più sfruttata. Per questo noi abbiamo pensato di costruire percorsi di lotta per un'alba mediterranea, con un'area dove i popoli più sfrippati, che più di tutti hanno subito gli effetti del massacro sociale con la costruzione dell'Unione Europea, finalmente si uniscono per dare prospettiva a una nuova alleanza di democrazia partecipativa popolare. Il progetto Alba Mediterranea deve sviluppare processi di lotta, di aggregazione, in cui l'elemento determinante dovrà essere la nuova democrazia di base partecipativa, un nuovo internazionalismo proletario e di classe che permetta la fuoriuscita dall'Unione Europea, la fuoriuscita dall'euro, per poi costruire un'ipotesi di politica alta nella costruzione appunto dell'alba mediterranea. Cioè un processo che implica di mettere mano nell'economia nazionalizzando le banche, azzerando il debito, esercitando il controllo pubblico sui settori strategici come i trasporti, le telecomunicazioni e soprattutto quello energetico. In pratica, realizzando un processo generale di redistribuzione popolare della ricchezza nella prospettiva di costruire condizioni per una transizione al socialismo. Ci può dire chi appoggia questa vostra proposta che gli euroriformisti continuano a identificare come un qualcosa di vagamente utopico? Quella provocazione che lanciammo nel 2010, oggi è diventata oggetto di un dibattito politico reale per un'alternativa di sistema, seguito in particolare da alcuni importanti settori del movimento popolare greco, che oggi rappresentano la dissidenza al e nel partito di Siriza. Insieme a loro guardano con attenzione a questa nostra proposta anche altri settori spagnoli, per esempio di Schierda Unita, dei movimenti sociali, una parte di compagni che fa riferimento principalmente anche a strutture vicine a Podemos. In Portogallo c'è un notevole interesse, soprattutto nelle componenti movimentiste giovanili, mentre in Italia, oltre al sindacalismo indipendente e conflittuale come l'Unione Sindacale di Base, molti settori di movimenti sociali antagonisti italiani guardano con interesse alla proposta di uscire dall'Unione Europea per costruire l'alba, per costruire l'alba mediterranea. A questo punto voglio anche sottolineare l'impegno del deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista nella sua scelta di alcuni mesi fa, accolta positivamente anche da settori del Movimento 5 Stelle, di condividere e appoggiare la battaglia in Parlamento in favore dell'alba mediterranea.